Ciao a tutti, buona festa della Repubblica, buon 2 giugno. Oggi facciamo una sbarbata celebrativa. Mettiamo un po' di olio di mandorle sulla barba, così magari è più morbida e mi taglio di meno. L'obiettivo è sempre restare all'interno dei 12 minuti, se no troppa fatica. Userò sempre come da un sacco di tempo a questa parte sciavette per il pelo e fatip per il contropelo. Sciavette, fatip, caricati rispettivamente con una mezza lama per sonna, e il fatip invece con una Bic Chrome, un altro lama abbastanza tagliente. Crema pro raso rossa, poi continuo imperterrito a fare ogni tanto qualche video, anche grazie agli amici che mi scrivono. Insomma, qualcuno qualche scrive. Sono contento. La barba era bella lunga stavolta. Approfitto per parlarvi della mia nuova, come dire, del mio nuovo interesse. In questo periodo mi sono messo in testa di accendere il fuoco come i primitivi. Siccome, diciamo, è tutta una serie di conseguenze, perché ero partito dai rasoi a mano libera, quindi dalla filatura sono passato a dare un'occhiata ai coltelli di sopravvivenza, dalla sopravvivenza il fuoco. Esistono diversi sistemi per accendere il fuoco, oltre che chiaramente con i fiammiferi e gli accendini. Esistono delle pietre moderne chiamate fire steel, che però appunto sono una cosa moderna. Sono delle barrette di magnesio che basta percuoterle con un altro pezzetto di ferro e sprigionano scintille. Ma questo è un modo moderno. In pratica sono delle enormi pietrine da accendino. Invece gli antichi, cioè da 2000 anni avanti Cristo fino all'Ottocento con l'invenzione del fiammifero, si usava l'acciaio e la selce. O per fare fighezza, Flint and Steel. Quindi oggi vado a fare una passeggiata in qualche parco alla ricerca della selce. In pratica il meccanismo è presto spiegato. La selce è una pietra molto dura, che ho scoperto può essere di origine minerale ma anche biologica, cioè depositi di antichi microrganismi silicei. Insomma, la selce è così dura che scheggia l'acciaio al carbonio, quello che arrugginisce. Per farsi capire, l'acciaio della maggior parte dei rasoi a mano libera, non l'acciaio inox, perché l'acciaio inox è più elastico e non si scheggia.
quindi percuotendo la selce con una barretta d'acciaio al carbonio. Si staccano delle piccolissime schegge di metallo che a contatto con l'aria si incendono provocando la scintilla. Scintilla che deve essere raccolta fortuitamente su un'esca, cioè qualcosa di facilmente infiammabile. Dopodiché quest'esca deve essere velocemente inserita in qualcosa di con cui incominciare il fuoco, quindi può essere della paglia o del cordino sfilacciato o piccoli o trucioli molto sottili di legno, tutte cose che si può guardare su YouTube come approntarle. E quindi devo andare a cercare un po' di selce nel comune. Come acciaio si possono usare delle lime, lime da ferro, perché è un acciaio al carbonio che arrugginisce, molto duro. Duro e quindi anche fragile, ha un indice di durezza più alto rispetto ad altri strumenti. Fino adesso la parte rasatura nel verso del più è andata bene. Torniamo al nostro amato fatip. La mette Bic su alcuni siti che hanno analizzato l'affilatura delle lamette, vengono reputate abbastanza ignoranti, cioè affilate ma anche economiche. Stiamo andando bene col tempo, come si può vedere si può fare una doppia passata in circa 10 minuti di tempo, giusto fuori dal filmato ho lasciato semplicemente la preparazione del pennello col sapone. Prima di incominciare ho messo il pennello in acqua tiepida per qualche secondo. Dopodiché l'ho strofinato nella ciotola del raso. Giusto qualche piccolissimo tappetto. Acqua fredda per sciacquare. Dopodiché mi piace sempre rifinare con la pietra all'ume di rocca, che come vedete a distanza di più di un anno non è cambiata moltissimo come dimensioni, dura una vita. Prima di riporla poi la asciugo. Quindi qualche secondo, finiamo con un'altra sciacquata di acqua fredda e poi un dopo barba,
Oggi, essendo il 2 giugno, facciamo qualcosa di antico, tipo i nonni, acqua bella. E con questo è tutto. Buona domenica. Ciao.